Sebastian Dinò cerca di mantenere il comando delle operazioni. Al largo di tutti parte forte esterna jet, viene subito via Stormgar numero 10 con Pierluigi D'Angelo. E Stormgar, anticipato da Sebastian Dinò, va a pungolare esterna jet. Passa Sebastian Dinò, interviene subito Stormgar. Nelle prime posizioni c'è anche il 4 di Solar X. Dopo 14.4 un lancio, Stormgar si presenta sul leader e probabilmente gli viene concessa strada da Sebastian Dinò. 30 per i primi 4 e Pierluigi D'Angelo, dopo 500 metri di corsa, è al comando nei confronti del numero 2 Sebastian Dinò, a seguire il 7 di Sternajet. Rinviene per linee esterne signor Ottopar. 45.1 si viaggia da poco più di 1.15 e l'allievo di Luigi Panico risale la comitiva, ma aria in faccia. Stormgar, Sebastian, Sterna, al largo signor Otto, 1, 2 e 2, un 17.1 di curva. E viene via dalle retrovie anche Solar X. I primi 5 prendono un po' di vantaggio dal resto del gruppo. Intanto Storm allunga e prende vantaggio. 17.1, un 14.9 di là. Problemi per il numero 3 di signor Otto Parr. E quindi Stormgar può allungare nei confronti di Sebastian. Galoppa anche il 4 di Solar X. Ne restano quindi in 3, con il numero 10 di Stormgar che ha in schiena sempre il 2 di Sebastian Dinò. Perde per il momento qualche battutina il numero 7 di Sternajet. Si entra così in retta d'arrivo con Pierluigi D'Angelo e Vippi dell'Annunziata che si giocheranno la corsa. Vippi va all'attacco di Pierluigi che sembra al momento controllare, e Stormgar in zona traguardo viene a concludere sullo stesso per il terzo Sternajet. 2-1, 1-15-6, un 44 a chiudere. Stormgar viene a concludere chiaramente nei confronti di Sebastian Dinò, e per il terzo la regolare Sternajet. È tutto per la seconda. Pierluigi D'Angelo sugli scudi con il suo targato car.